Ciao a tutti e benvenuti al decimo episodio della serie dedicata a TIFF. In questo episodio guarderemo il capitolo La missione Cucito a mano. Si tratta di una missione extra commissionataci da Hector. In pratica dovremo derubare il sarto della mano che ha preso appunto ad Hector. Mamma pezzente, è una festa privata. Vi prego, signore, non so dove andare. Se non ti levi fra 3 secondi, passerai la notte con i mangianguille. Uno, Me due. ne vado, me ne vado. Quindi ci troviamo già proprio nel vivo dell'azione. Questa persona, per fortuna, si mette a dormire sulla panchina. Io posso muovermi indisturbato. Cos'è successo a questo posto? Lì c'è un altro, ma non capisco onestamente se è una guardia oppure no. Saperne leggere né scrivere, direi che A faccio cacare in questa pietranze maniera. nella padella per una settimana. Ho urtato una bottiglia nel frattempo, per fortuna non c'era nessuno. E difatti, come immaginavo, l'ingresso Ai mangianguille ho chiesto vestiti, non per la stracci. sartoria è E poi, nel cosa sono queste vicolo. macchie? Perfino il sarto ha trovato il modo di sfruttare il morbo per profitto. Direi che Ministro forse Trapessimo, era non più mi darà un comodo, soldo. è più comodo Beh, prendiamo noi qualcosa da salire al mangiare. piano Non volevo. superiore. Non così in fretta. Ho visto Sono l'inventario pulito e ci pieno. sistemiamo. Per quanto riguarda il cibo, oh sì, non Corretto. posso prendere altro, la salute al massimo, quindi va benissimo così. Però innanzitutto qui c'è una porta. Spero non venga nessuno a disturbarmi. Ok, Non vedo l'ora che tutto sia finito. posso comunque impossessarmi di qualche oggettino. La bottiglia da lanciare. Il contratto con i mangianguille. Prendere cose più facili Dove potrei. li tiene i soldi? Avrei potuto svitare. Praticamente quello mi sta guardando ma non mi vede, assurdo questo. Si sta facendo tardi. Sono riuscito a non farmi vedere in una maniera piuttosto fortunata e tra l'altro l'interruttore che Tempi duri. cercavo per... l'ho trovato proprio adesso. Non so da che parte sia il mio. Gli diamo un'occhiata. Non mi sento molto bene. Diciamo che gli effetti sonori mi danno una mano. Spero che non sia il morbo. Sta tornando. Già che sono qui, potrei rubare qualcosa. Probabilmente proverò ad utilizzare la chiave inglese. Questa notte non finisce mai. Torna qui. Dove li tiene i soldi? Dice la sua frasetta. Sarà lo scolo del porto o il morbo? Mi guarda. Però adesso lo seguo. Si sente l'odore del fiume da qui. Mi prendo anche il fusellino.
sono sicure. Ah, che errore. Direi che quindi devo ripartire. Ma a questo punto potrei anche vedere cosa si trova al piano inferiore. Ci sono una guardia ed il sarto. Per cui probabilmente è l'unica strada per ora percorribile è quella che si trova al piano superiore. Facendo ovviamente molta attenzione. Dove li tiene i soldi? A questa guardia. Però effettivamente potrei precederla. Anche se non ho un vero e proprio nascondi. Eccolo. Guardiamo il giro che fa e dopo, quando ripassa. Ratti dappertutto. Ancora diverse cose da rubare e da controllare. Lungo il fiume per me stasera. Vediamo se va anche in bagno. Diciamo che sarebbe molto più facile e veloce se lo stordissi. Già che sono qui potrei rubare qualcosa. Dovrei dormire di più. Dove li tiene i soldi? Ho un dente che balla. So cosa sia questa casa. Che va proprio sul vicolo, cioè semplicemente. Diciamo che il percorso della guardia è molto semplice, ma sono i tempi che non mi convincono. Muovermi velocemente per superare la guardia in velocità. Sarà lo scolo del porto. Dove li tiene i soldi? Dove li tiene i soldi? Quindi, primo passaggio è superarla, direi indenne, cosa fatta. E adesso vado direttamente al comodino da scassinare. Vediamo se riesco rapidamente, altrimenti sono fottuto. Cosa? E invece mi ha visto. Sei carne morta ormai! Però questo... Conosco questa città. Potrebbe giocare a mio favore. Mi piacerà partire, no?
se corri. Dove è andato il bastardo? Hai del fegato a venire qui. Ti troverò. Dov'è il tuo fegato? Voglio strapparlo. Non proprio una grande prestazione questa di oggi. Sono stato visto praticamente da chiunque. Un inseguimento per noi. Potrebbero essere ancora in giro. E la sorveglianza è nettamente aumentata. Questa persona si sta tra l'altro dirigendo verso di me. Posso far altro che nascondermi per un attimo qui e vedere come si evolve la situazione. Chissà se c'è una taglia sulla sua testa. Sparito. È tornato a suoi classici percorsi di pattugliamento. Quindi a questo punto ritroviamo gli altri due. E questa mano diventa complicata da raccogliere senza tramortire la guardia. Qui però non sembra più esserci nessuno. Invece no, eccolo. Una notizia dal porto. Il capo sarà mio. Veloce come la luce. Comunque la mano si trova sicuramente al piano di sotto. Questo nuovo documento, lettera dell'ingegnere D'Alfonso. Quindi evidentemente la mano si trova al piano di sotto, per cui faccio nuovamente il giro e scendo dalle scale. Che comunque entrare dall'ingresso principale segnerebbe la mia morte. Quindi ogni tanto il sistema di controllo fa un po' cilicca. Adesso devo attendere che la guardia passi e poi dirigermi verso le scale. Ci mette davvero un sacco di tempo a fare tutto il suo giro. Ma eccolo che sta passando. Gliel'ho detto, o a modo mio o a modo del barone. Il problema è che qui ci sono due uomini che guardano proprio in questa direzione. Per cui è complicato passare senza essere visti. E qui c'è un'altra guardia che gira. Dove devo dormire? Si troverà la mano. La guardia fa semplicemente quel giro o torna sopra? Non mi sento molto bene. Vuoi pane? Maledetta città. Chissà cosa mettono nella sbobba. Io direi che questo
Lo neutralizzo. Peccato, perché comunque... mi sarebbe piaciuto riuscire a fare una missione pulita. Però diventava molto complicato, quindi per il momento la supererò così. Anche perché senza... senza tramortirlo, credo che sia davvero impossibile riuscire ad aprire quella cassaforte. Quindi ancora un altro oggetto qui sopra il tavolo. E che altro? Bottiglia. E la cassaforte da scassinare. Sì, non nasconde trappole la cassaforte. Piacente, Alfonso. Questa mano ha modellato il suo ultimo guanto. Quindi non mi rimane che uscire. Purtroppo ho dovuto, diciamo, fare quella vittima, ma... ho bisogno di bere. I percorsi di pattugliamento delle guardie sono leggermente cambiati. Comunque io esco da dove sono entrato, sicuramente più fattibile. Anche se probabilmente qualcosa è cambiato dal momento che là mi sto ammalando, lo sento. Abbiamo il sarto che ha le mani nei capelli. Un occhio per un caffè. La finestra per uscire si trova proprio in quella stanza lì sulla sinistra, quindi appena la guardia torna indietro passo e concludo in questo modo la missione. Sono cambiati, ma in ogni caso si passa piuttosto agevolmente. Prima c'era una guardia da quella parte, che c'è ancora. Per le tombe degli dei. Di fame. Addirittura questo ha due. Mi mangia anguille di una volta. Portamonete. Quelli nuovi la sbombano. Ehi, ho appena sentito qualcosa. C'è qualcuno, è un intruso. E finalmente si può tornare a Stone Market con missione effettuata. Non è andata proprio benissimo neanche in questo caso. Però possiamo continuare. Dire che comunque era piuttosto improbabile riuscire a superare questa missione senza ammortire neanche una guardia,
dal momento che quella gravitava proprio davanti alla cassaforte che conteneva la mano. È la chiamata dei corvi. E cosa dicono? Cosa dicono? Il messaggio di Orion. Qui ancora un nuovo documento. Accidano di un glorioso fuoco. L'arma brucerà. E per il momento le macchine del barone saranno posso salutarmi qui. E al salire del decimo episodio termina quindi con la missione aggiuntiva. Non più il puzzo di al prossimo vi farò vedere cibo e acqua per il tutti, quarto fiducia in un futuro capitolo migliore. Di TIFF, prima dove diciamo il nostro valore. Arriveremo a metà del gioco. Un saluto a tutti dal vostro Jux e all'undicesimo episodio. Poi ciao. Mostreremo al tiranno di ferro la forza del